dei reliquiari per ospitare le sacre reliquie dei santi e di Gesù Cristo è un aspetto importante della pratica e dell'arte cristiana, almeno a partire dal IV secolo. Per i cristiani le reliquie erano oggetti potenti e per questo vennero realizzati preziosi contenitori per custodirle. Splendide opere d'arte cesellate in oro, argento o avorio e sontuosamente decorate con smalto e pietre preziose. Il reliquiario di Teodorico, realizzato nella Germania meridionale nel VII secolo, conterrebbe le reliquie di San Maurizio, patrono del Sacro Romano Impero. L'abbazia di San Maurice Ogon è situata nel canton Vallese, in Svizzera, sul luogo del martirio del santo. Racchiude tesori di grande valore, tra i quali appunto lo splendido reliquiario d'oro ed argento commissionato dal sacerdote Teoderico. Realizzato in argento dorato e adornato di perle, smalto, cloisonné e pietre preziose, il cofanetto è alto 12 cm. Al centro del lato frontale è presente una copia del VII secolo di un cameo antico, mentre il retro è più spoglio e reca un'iscrizione latina che narra come Teoderico abbia commissionato l'oggetto in onore di San Maurizio. Vengono inoltre citati due donatori e i due orafi. La menzione degli artigiani è un fatto insolito per l'epoca, perché solo più tardi i singoli artisti cominciarono a guadagnarsi una reputazione per le proprie opere di arte religiosa. Reliquiari come questo sono abbastanza per numero e qualità per testimoniare un'epoca ricca e raffinata dell'arte religiosa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!